Vi parliamo adesso di questa intervista che riguarda il Grande Fratello VIP 6, ma con la partecipazione di due concorrenti che invece hanno fatto la trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, ossia Sole Il Sorge e Sofì Codegoni. Insomma, diciamocela francamente, nel bene e nel male sono le concorrenti del programma di Uomini e Donne che fanno veramente discutere. Anche perché Sole Il Sorge e Sofì Codegoni hanno un carattere bello peperino. In particolare la prima che, insomma, come avete visto chiaramente, ha fatto divampare molte polemiche. Ma in queste ultime ore Sofì Codegoni ha ripreso Sole Il Sorge per alcuni suoi atteggiamenti. Rimprovera Sofì Codegoni a Sole Il Sorge al Grande Fratello VIP. Sofì Codegoni, nuova cronista di Uomini e Donne al mare in bikini mentre prende il sole. Da fuori sembra una cosa forzata, schematica e finta. Oggi ho detto, sarò controcorrente, ma credo che la Sole Il vera sia quella sensibile. E aggiunge sempre Sofì, riferita alla ex corteggiatrice e scelta di Luca Onestini, che la Sole Il costruita sia quella del litigio. Lo percepisco come se tu voglia far vedere che sono *UTA*. Esaspero le idee e i toni come se non volessi farti mettere i piedi in testa. Tiri fuori un'arroganza che non ti appartiene. Tu esasperi questa cosa. Ovviamente non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, ossia Sole Il Sorge. Sono entrambe le cose? Io cerco di frenarmi e molto spesso mi fermo quando vorrei dire altro, ha replicato Sole Il, che non sembra affatto persuasa dalle parole della collega. Ma Sofì Codegoni non ha voluto intendere ragioni e a sua volta ha controreplicato che serve un pizzico di umiltà, perché da come parli sembri non aver capito di aver sbagliato. E hai sbagliato, Sole, te lo dico. Nella fine del litigio c'è sempre uno che sbaglia alla fine, e in questo caso hai sbagliato tu. Concludendo che sto cercando di aiutarti, perché se domani in puntata fai questo discorso, tutti penseranno la stessa cosa. La discussione non ha però avuto termine, in quanto la concorrente italo-americana ha preferito alzarsi e abbandonare la discussione.